Le review di Cellular Le review Magazine. di... Ciao ragazzi, quest'oggi sono qui a proporvi uno scontro fra titani. Sto parlando di Apple iPhone 4 e di HTC Desire. Negli scorsi mesi, tramite un sondaggio nel nostro forum, vi abbiamo chiesto di eleggere il quale fosse secondo voi il cellulare del mese. Nei mesi di giugno e luglio, a fare da padrone è stato HTC Desire, mentre nei mesi di agosto e settembre la situazione si è un po' ribaltata e ha trionfato Apple iPhone 4. Per questo, quest'oggi ho deciso di fare una disamina in cui affronto alcune caratteristiche, e tra i quali design, interfaccia, multimedialità, sistema operativo ed altro. Il primo punto che voglio affrontare è per l'appunto il design. Apple iPhone 4 si presenta ha dei materiali nella parte anteriore e posteriore interamente in vetro temperato, mentre sui lati vi è questa fascia cromata in alluminio che lo avvolge come se fosse una cornice. Mentre HTC Desire è in materiali un po' più plasticosi, anche se rivestiti da uno strato gommato che lo rende molto ergonomico al tatto, e però con questi dettagli in alluminio, quali la cornice della fotocamera, il padottico e i tasti anteriori. Per quanto riguarda il design, il mio voto va senz'altro a Apple iPhone 4. È innegabile che dire che questi materiali in vetro lo rendono davvero davvero speciale, molto molto bello. Il secondo punto che voglio affrontare invece è l'interfaccia, per questo andiamo un attimo a sbloccare entrambi i terminali. Come sapete, iPhone si presenta in questa interfaccia molto minimal, costituita da sole icone, molto user friendly, ma finisce qui. Mentre HTC Desire ha un'interfaccia, la Sensui, che è diciamo molto molto più completa, molto personalizzabile. Possiamo impostare qualsiasi tipo di widget, possiamo decidere di spostarli, di muoverli come li vogliamo, di cambiarne di altri. È davvero davvero molto completa la Sensui, e quindi per questo il voto per quanto riguarda l'interfaccia va per l'appunto a HTC Desire. Il prossimo punto che voglio affrontare, mentre un secondo ripristino il widget, posizione corrente, completato, eccolo qui. Il secondo punto che voglio affrontare è per l'appunto lo schermo. Su Apple iPhone 4 abbiamo il famoso ormai Retina Display, mentre su HTC Desire, questo è uno dei primi entrati in commercio, vi è uno schermo AMOLED. Per metterli a confronto in una maniera più oggettiva possibile, ho caricato sui terminali le medesime foto. Andiamole ad analizzare. Mettiamo entrambi i terminali in landscape e analizziamoli un po'. Come potete vedere, su Apple iPhone 4 i colori sono un po' più caldi, lo schermo rende l'immagine un po' molto più definita rispetto allo schermo AMOLED. Proviamo a verificare anche con altre immagini. Eccola qui. Stessa cosa vale per questa immagine. Proviamo a fare uno zoom. Ricordo che possiamo usare anche il multitouch su entrambi. Ecco qui. Secondo me, dalle nuvole, veramente dal colore delle nuvole, si vede che Apple iPhone 4 sembra davvero di farci vedere come da una finestra. Il Retina Display è davvero davvero ottimo, e anche se è un pelino più piccolo per quanto riguarda la dimensione, 3,5 pollici contro 3,7 pollici,
Il mio voto in questo caso va a Apple iPhone 4. Prossimo punto da affrontare è l'audio. L'iPhone, come sapete, è un iPod, in pratica un iPod Touch che telefona, e dovrebbe essere un punto molto forte la parte multimediale audio. Andiamo ad ascoltare insieme una canzone tipo con licenza Creative Commons. Un secondo solo, ah, ho sbagliato io, eccolo qua. Direi che per quanto riguarda Apple iPhone 4 può bastare. Vediamo un po' HTC Desire. Lo giro perché lo speaker è posto sul retro. Non c'è che dire, la sorpresa è appunto questa. Nonostante Apple iPhone sia un iPod in pratica che telefoni, l'audio e la cassa stereo è molto più potente che quella del Desire, quindi questo punto va a favore del Desire. E a questo punto siamo 2 a 2. Andiamo avanti. Il prossimo punto che ho messo a confronto è senz'altro il sistema operativo. Abbiamo da una parte iOS 4, anzi 4.1 in questo caso perché ho effettuato l'aggiornamento, e Android Froyo 2.2. Che dire, Apple iOS 4 è un sistema molto leggero, molto reattivo, snello, veloce, però Android ha decisamente una marcia in più. Con Android possiamo effettuare qualsiasi tipo di cosa, basti pensare che grazie al root del terminale possiamo avere l'opportunità di fare qualsiasi cosa con il terminale. Possiamo modificare qualsiasi tipo di parte delle firmware perché si tratta di un sistema operativo open source, possiamo flashare delle custom ROMs, abbiamo molte molte più opportunità che per l'appunto con iOS 4 non avremmo. Quindi anche in questo caso il voto va a HTC Desire e siamo 3-2 per il nostro Desire. Come ultimo punto ho analizzato un po' quella che è la memoria. Entrambi i cellulari hanno una memoria molto ampia e iPhone ha una memoria integrata che può essere di 32 o 16 giga, in questo caso il mio è di 16 giga, mentre HTC Desire viene venduto con una micro SD di 4 giga, però supporta fino a SDHC di 32 giga. Il voto sulla memoria di archiviazione va ad Apple iPhone 4 perché iPhone 4 fin da subito abbiamo a disposizione 16 e 32 giga, mentre per HTC Desire dovremmo spendere ulteriori soldi con l'acquisto di una SDHC che di 16 o 32 giga sarebbero davvero molto esose. Quindi in questo caso il punto va a iPhone. Il risultato è di 3 a 3. Cosa dirne? Abbiamo visto i due terminali a confronto, chi per un verso, chi per l'altro ha trionfato nei rispettivi punti di forza, però la mia scelta su questi due terminali non c'è. Perché ognuno si può dire che ognuno ha una storia a parte. iPhone è ottimo per il display, per la multimedialità, diciamo, per tutto ciò che riguarda questa parte multimediale, mentre per quanto riguarda HTC Desire è ottimo per gli smanettoni, per chi ama modificare dei firmware o solo anche flashare ROM custom e di cercare di avere la potenza del proprio terminale è tutta a disposizione.
Bene, spero che la mia disamina sia stata di vostro gradimento. Un saluto da Nicolò alias Nicoan89 per www.cellularmagazine.it.